prendo la tua racchetta, vi mettete lì così lo vedete bene. Questo lo faccio soprattutto quando devo far sentire al mio allievo che cosa? La spinta in avanti, la rotazione delle anche della gamba subito successiva al punto di impatto. E quindi l'equilibrio è il baricentro, il peso del corpo che si sposta in avanti sulla palla e segue la traiettoria del colpo, ok? Poi, se io, chiaramente non dovete stare così, ma dovete tenere la tavoletta piana. Quindi la pianta del piede, cosa vuol dire? Vuol dire che il piede sarebbe ben appoggiato sulla tavoletta, ok? Dopo l'impatto, prima vedevo magari Stefania e Federica che facevano questo, si alzavano, cadevano qua o addirittura troppo avanti, no? Questo chiaramente favorisce, che cosa? Per chi non è abituato mi serve perché favorisce la rotazione, ok? E la rotazione su me stesso, la spinta in avanti. La rotazione, la spinta in avanti, il baricentro, il peso del corpo che vanno verso in direzione della palla. Quindi appoggio largo, però vedete che non salgo mai troppo, non vado in punta di piedi, problema tuo, ok? Che sali, vai in punta di piedi. Questo, ok, è là. Va bene? Quindi così ho massimo equilibrio, massima spinta, l'azione delle gambe vanno a seguito, a seguire e seguono la spinta del braccio e del busto spalle. Quindi giù, postura, devo stare in equilibrio, non mi posso alzare perché c'è una... ho una piede sulla tavoletta, cadrei, cado, ok? E vi aspetto quest'estate nei miei stage weekend, se volete, o settimanali, per poter curare tutti questi aspetti. Quindi non potete mancare, anche perché se volete conoscere la nostra mascotte Romeo, non potete che non venire a Marina Romea. Alla prossima, Roberto. Proviamo. Non farlo veloce, cerca di tenerla piana, allarga gli appoggi, così hai poco equilibrio, ok? Adesso puoi anche fare qualche colpo senza ruotare troppo su te stesso. Prendi confidenza con la tavoletta. Ringo, questo su, sposti in avanti. Impatti, vieni lì col piede destro, ruoti. Questo piede ruota, la tavoletta ruota, non troppo. Ruoti solo fino lì. E lì, e vieni avanti fino lì. Ancora un po'. Ecco. Stai col peso in avanti. Vedi che il peso ti è andato indietro perché la tavoletta è piegata. Prima, bravo, largo, non troppo in avanti, largo, dietro la racchetta. Quando io faccio così, tu vai indietro con la racchetta, ruoti di più le spalle, ruota, vai, non avanzare prima, sei avanzato prima. Segui, bravo, stavolta è ritardato, benissimo, una volta anticipo, una volta ritardo. Questo mi fa fare esperienza, mi fa capire qual è il tempo giusto. Allarga un po'. Dietro la racchetta, quasi, però ti sei visto e ti vedrai, a differenza della videoanalisi che abbiamo fatto ieri, questa volta hai fatto così, ok? Devi farlo ancora meglio, un po' più basso, un po' più in equilibrio, un po' più a tempo, però non è così. E dietro, quando io scendo, avanti, giusto, vai ancora, sentito? Dietro la racchetta, avanti, giusto, bravo, ruota la parte alta e rimani, bravo, e rimani un po' più fermo, vai, adesso ruoti la parte alta e ruoti dopo quella bassa. Quindi c'è un angolo di separazione, si dice, fra l'angolo che creo con le spalle, ok, ho ruotato di quanti gradi? 90, ok, la spalla sinistra ha fatto 90, sotto meno 30 gradi in meno, questo accumulo, questa differenza dopo crea velocità, vai Diego, là, ti si è alzata per una questione di impatto, di momento di impatto, di inclinazione del piatto corde, vai, là, bravo, meglio, meglio, vai, là, meglio, ok, non sei andato troppo in avanti però, di cadere lì. Allora questo si chiama anche recovery step, cioè impatto, hop, e rientro veloce. Se guarda, se fai questo, hop, hop, qua, poi dopo ti devi rigirare, insomma, tro le spalle, ruoti, sotto rimani fermo, bravo. Spero che anche la spiegazione di questa sera vi possa essere utile per migliorare il vostro tennis. Se così è, vi invito a mettere il like al video e ad iscrivervi al mio canale YouTube. Se volete saperne di più sulla mia attività, vi invito a cliccare la scheda che vedete comparire qui in alto a destra, che vi riporta sul mio sito web, oppure
cliccare nel, qui sotto nella descrizione del video, dove potete sempre trovare le schede che vi riportano al mio sito web, quindi potete guardare tutta la mia attività e il calendario dei miei prossimi stage di tennis. Alla prossima, Roberto.